Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. In Biblioteca Ambrosiana qui a Milano con la D Andrea Muzzi di Giovanni Cova e C. L'anno scorso Leonardo, Raffaello quest'anno. Insomma, siamo un'azienda culturale quasi, non un'azienda dolciaria, ma riteniamo che oggi qualsiasi azienda possa permetterselo, abbia l'obbligo di sostenere la cultura italiana e i grandi artisti che hanno contrassegnato, voglio dire, la storia della nostra amata Italia, e quindi ci piace poter raccontare questi progetti attraverso il dolce, attraverso il dolce tipico della famiglia italiana per la festa numero uno, che è la festa del Natale, quindi attraverso il panettone. Tra l'altro, diciamo, la sua famiglia dalle Marche, insomma, veramente un successo, un'acquisizione di brand, cioè la voglia anche di valorizzare queste eccellenze di territorio. Sì, partiamo dall'Umbria, ormai siamo alla terza generazione, quindi abbiamo un po' scavalcato gli Appennini, siamo arrivati in Veneto, in Lombardia, in Piemonte e anche nelle Marche. E quindi c'è questa attenzione un po' a quello che è il progetto, il prodotto, e a quella voglia un po' di raggiungere obiettivi importanti. Tra l'altro in conferenza si parlava di due linee di questo panettone Raffaello. Sì, più che due linee, due ricette. Quindi abbiamo un panettone classico con ricco di frutta e canditi, e un panettone al cioccolato ricco di gran gocce di cioccolato all'interno, con una ricopertura di fondente e mezze nocciole di Piemonte. Questa è l'Italia che a noi di Italia da gustare piace incontrare, ma soprattutto raccontare. Io le faccio gli auguri di grandi successi, perché merito lei porta questa cultura italiana dolciaria nel mondo. Grazie. Grazie a lei, questa è la nostra Italia da mangiare. Da Milano con Andrea Muzzi in dolcezza lasciamo la linea alla regia.